coach Pino Ferrara, il Cap Nola proviene da una striscia consecutiva di brillanti prestazioni e di vittorie. A chi attribuisce i meriti di questa serie positiva? Ma sicuramente alla forza e alla determinazione del gruppo che ha avuto un inizio campionato sicuramente non rispondente a quanto si poteva raccogliere. Quindi in questa fase stiamo dando maggiore consistenza e maggiore concretezza sul lavoro fatto e si stanno sicuramente vedendo cose molto molto positive e speriamo continuino nell'immediato futuro. Dove ritiene possa arrivare questa formazione? A quali traguardi può ambire? Il nostro obiettivo primario in questo girone dovrebbe essere quello di evitare i play-out, quindi sicuramente l'obiettivo di arrivare nei primi tre posti della prima divisione. Se siamo capaci e bravi di arrivare ai primi, potremmo aspirare a fare i play-off con la salvezza assicurata e senza nulla da perdere dopo. Il Cap Nola ha come obiettivo, oltre a quello prettamente agonistico, anche una finalità sociale. Chi ritiene di ringraziare per questo? Cosa si augura e cosa augura a questi ragazzi? Ma sicuramente alle spalle di tutto il movimento ci sono delle persone che hanno nel loro intimo grossa passione, voglia di fare bene, partendo tutti da età molto molto piccole. Ci sono una folla di attività di mini basket, ci sono parecchie squadre giovanili che hanno come riferimento e come esempio l'aspetto che moralmente le persone che gli stanno dietro riescono a incontrare di noi, quindi un grosso rispetto l'uno dell'altro, rispetto delle regole e socializzazione sempre e comunque nell'ambito sportivo, al di là dei risultati che possono venire o che possono non venire.